Amici di Stylist, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il piacere di piacersi e con la nostra esperta Antonietta Pascuccio da Milano. Ciao Antonietta! Ciao! L'argomento di oggi sarà il drenaggio linfatico manuale, ovvero una tipologia di massaggio effettuato in quelle zone del corpo sottoposte ad eccessiva stagnazione di liquido e di una riduzione della circolazione linfatica. Ovviamente lasciamo la parola alla nostra esperta che ci spiegherà quando è consigliato farlo, quali sono i benefici e soprattutto quali parti del nostro corpo ne potranno beneficiare. Sì, il drenaggio appunto linfatico, come dicevi tu, aiuta soprattutto nel ristagno di liquidi. Questo può essere eseguito in tutto il nostro corpo, anche perché il linfodrenaggio va fatto su quello che è il sistema linfatico, che è direttamente collegato con il nostro sistema immunitario. Attraverso quindi delle manipolazioni lente e delicate andiamo a accompagnare la linfa verso i punti di scarico. Questo fa sì che il nostro corpo venga sia liberato da quelle che sono le sostanze di scarto, quindi le scorie, sia da quella che è la cellulite, quindi i stagni di liquido interstiziali in eccesso. Infatti questo trattamento può essere eseguito sia nei soggetti affetti da cellulite sia da soggetti affetti da ristagno di liquido, quindi anche in caso ad esempio di persone che hanno subito l'asportazione dei linfonodi ascellari può essere un ottimo aiuto appunto per evitare il gonfiore in quella zona. Il linfodrenaggio è quindi un riattivante del sistema circolatorio e può essere fatto sia a livello locale, quindi in un'unica zona specifica, sia a livello totale, quindi può essere eseguito un linfodrenaggio a tutto il corpo, quindi viso, braccio, arti inferiori e arti superiori. Appunto, come dicevo prima, aiuta anche il nostro sistema immunitario, andandolo a rafforzare. Quindi nei periodi autunnali e primaverili, anche dove siamo soggetti ad allergie, può essere di ottimo aiuto per potenziarlo. Appunto viene eseguito con delle manovre molto dolci per accompagnare la linfa, non va eseguito con manovre troppo pressanti o troppo veloci, altrimenti andiamo a provocare edemi nella zona trattata. Il linfodrenaggio è consigliato su molti soggetti appunto che soffrono di problemi circolatori, ma nello stesso tempo è sconsigliato in alcuni soggetti, ovvero in quei soggetti che soffrono di problemi cardiaci, di ipertensione oppure di ipertiroidismo, perché vanno appunto ad aumentare il flusso della pressione sanguigna. In questi casi è necessario rivolgersi a un medico prima di effettuare un massaggio del genere? No, in questi casi è proprio sconsigliato effettuare questa tipologia di massaggi, ma anche la stessa pressoterapia può essere un danno quando si presenta un problema di questo tipo. Quindi bisogna sicuramente farsi consigliare dal medico per effettuare dei trattamenti appunto fisioterapici oppure medici che siano mirati quindi per quel tipo di patologie. Perfetto. E ovviamente ribadiamo sempre il concetto che bisogna affidarsi a mani esperte, bisogna affidarsi a centri specializzati e non al fai da te, mai al fai da te, quando si tratta di mettere le mani sul proprio corpo, di fare questo tipo di massaggi che richiedono appunto una preparazione specifica e anni di studio. Grazie ancora Antonietta per i tuoi consigli e arrivederci alla prossima puntata del Piacere di Piacersi.